Nonostante l'istituzione del tavolo tecnico per le disabilità, creato per individuare i criteri e i termini del nuovo bando per l'assegno di cura, si constata la staticità che continua a persistere su queste problematiche sociali. La riunione tenutasi lo scorso 24 luglio ha prodotto poco, mentre proprio da questo mese migliaia di malati gravi, non autosufficienti, sono rimasti senza assegno di cura. A nulla purtroppo sono valse le tante numerose manifestazioni di protesta fatte in questi mesi dagli ammalati e dalle loro famiglie, affinché fosse prestata attenzione all'enorme disagio vissuto quotidianamente da questi nostri concittadini, per i quali esiste a sostegno un fondo nazionale, ma purtroppo la problematica appare ancora più grave dello scorso anno. Per questo alcuni componenti del Consiglio regionale chiedono al Presidente Emiliano e all'Assessore al Welfare Ruggeri impegni precisi per le problematiche di queste famiglie, poiché occorre riconoscere loro un diritto che è quello alla vita, quando la sofferenza purtroppo la mina. Ora si spera nelle conclusioni della prossima riunione del tavolo tecnico per le disabilità del prossimo 2 agosto, per superare le criticità che le associazioni dei malati gravissimi non autosufficienti evidenziano.